35 società premiate, 5 premi speciali assegnati, 250 tra atleti, tecnici e dirigenti presenti. Sono i numeri del premio Sport Rimini Riccione Caffè Giglio 2024, la serata di premiazioni di Caro Sport svoltasi giovedì 3 ottobre al Fronte Mare. Il premio atleta riminese dell'anno è stato assegnato a Brian Schieratura del Golden Club Rimini International, campione regionale dei 1500, 5000 e 10000 metri e nono ai campionati italiani nei 3000 e 5000 metri a Rieti nel giro di 36 ore. Per me è un onore ritirare questo premio e significa che tutti i sacrifici che sto facendo stanno portando dei buoni risultati e speriamo di continuare così. Il premio atleta riccionese dell'anno è andato a Valentina Gugnali, capitana della Lasersoft Riccione Volley, che ha centrato una storica promozione in B1 femminile. È stata storica, ancora emozionante solo pensarci. Ci hanno reso possibile andare avanti con il campionato, quindi speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni anche quest'anno, però... È bello aver raggiunto un risultato storico, sia con la Coppa Italia, che però non è andata come ci aspettavamo, ma con la vittoria del campionato è stato un sogno. Premio dirigente dell'anno Gianluca Lombardini a Gigliola Mattei, presidente del pattinaggio Riccione da 34 anni e dirigente da ben 44. Vi ringrazio veramente, non me l'aspettavo, e quindi grazie. Volevo dire, qui c'ho una piccola rappresentanza, però è una grande rappresentanza, perché tutti questi atleti che abbiamo portato sono tutti ragazzi che sono andati sul podio, quindi abbiamo portato solo le medaglie. Premio allenatore dell'anno Giuseppe Fabbri, Riccardo Salvatori e Cosimo Franco a Ilaria Giorgi, direttrice tecnica della Promosport. Sono un po', dai, commossa, perché Cosimo per me è stato un po' un nonno, dico la verità. E quello che spero non dimentichi mai la promo è che noi siamo una famiglia, e quindi da noi, dico sempre, non saranno mai di moda i selezionati, tutte queste cose qui, ma sarà di moda l'amicizia, sarà di moda il divertimento. Premio Fair Play assegnato in collaborazione con il Panathlon Club Rimini a Mirko Acquarelli di Riviera Basket Rimini per il suo impegno nella promozione dello sport per tutti. È un'emozione fantastica, perché dai, cerchiamo sempre di fare tante cose per le scuole, cerchiamo di portare avanti un sacco di progetti, insomma, visto che a breve partirà tanti progetti con le scuole, dai, siamo pronti a dare il massimo, sia dentro le scuole che nel campo.